Lettura del Vangelo secondo Matteo. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Ecco, in questo primo giorno della novena troviamo che il personaggio che ci accompagna è Giuseppe, il padre di Gesù, padre putativo di Gesù. Viene chiamato nella notte da un sogno, un angelo gli appare in sogno e Giuseppe ascolta quello che il sogno gli dice. Che cosa possiamo pensare? Certamente che Giuseppe è un uomo che si fida, è un uomo che si fida del sogno, è un uomo che si fida, ha grande fiducia, ma soprattutto un'altra cosa, che è la cosa più importante, questa fiducia lo conduce a prendersi cura. A prendersi cura di chi? A prendersi cura di Maria, a prendersi cura del bambino che sta per nascere. Si prende cura. Ecco, la fede ci conduce a prendersi cura dell'altro. Quindi chiediamoci, ma io riesco a prendermi cura delle persone che mi stanno attorno? Anche in casa mi prendo cura di un fratello, mi prendo cura delle necessità della mamma. Io come genitore mi prendo cura dei miei figli? Ecco, questo può essere l'impegno di questa prima giornata della nostra novena. Prenderci cura degli altri.